A questa nuova puntata di Made in Italy, programma che si propone di dare risalto all'eccellenza dell'Emilia Romagna. Oggi abbiamo con noi Luciano Signorin, presidente dell'associazione Fidas ADVS. Buongiorno. Buongiorno. <ride> Vuole spiegarci l'acronomo e cosa significa? Eh, Associazione Donatori Volontari Sangue è un'associazione che opera a livello eh, locale. Noi operiamo eh, esclusivamente nella provincia di Bologna. Abbiamo diciamo, come riferimento storico l'ospedale policlinico Sant'Orsola, al centro trasfusionale e facciamo comunque parte di un'organizzazione più ampia eh, che è la FIDAS, che a livello nazionale raggruppa attualmente 74 organizzazioni che operano a livello sempre locale. Siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane, ad esclusione solo delle marche in questo momento. Quindi in totale contiamo circa 450.000 donatori periodici. Da quanti anni esiste la DVS? La DVS quest'anno abbiamo festeggiato qualche domenica fa il 67 compleanno, quindi è da 67 anni che opera sul territorio diciamo bolognese. Ci vuole dire un po' qual è la situazione eh, della donazione sangue locale e anche nazionale? Allora... Eh, Purtroppo è una situazione che dal 2012 ha visto un calo costante delle donazioni per una serie molteplice di, di motivi. Eh, ci sono sicuramente. Eh, cambiamenti nell'ambito eh, sociale, la popolazione che sta, eh, si sta modificando, ci sono nuove regole che eh, se da un lato sicuramente sono, sono importanti perché garantiscono sempre la mh, qualità del sangue che deve essere l'obiettivo primario e poi ci sono eh, sicuramente mh, Due aspetti, noi vediamo che anche a livello di giovani eh, il trend è un trend positivo, abbiamo, abbiamo dei riscontri positivi, ma per contro c'è una differenza sostanziale da qualche decennio fa, quando uno iniziava a donare, le donazioni erano le quattro donazioni per gli uomini, eh, se parliamo di sangue intero, e le due donazioni per eh, le donne in età fertile. Oggi non è più così, i donatori giovani per tanti motivi, viaggi, eh, comportamenti sessuali e, e altro, eh, difficilmente riescono a fare le quattro donazioni all'anno. Quindi, questo porta eh, sicuramente a una, a una diminuzione delle donazioni. È importante comunque che, eh, infatti, noi facciamo molta promozione presso le scuole perché comunque il giovane, eh, se ha la fortuna di stare bene, ha una vita eh, davanti da donatore. Lei pensa che un po' di, di paura, eh, vogliamo ricordare che la donazione è sicura, cioè non c'è nessun rischio per il donatore nel donare il sangue. Allora, per il donatore assolutamente eh, nessunissimo problema, perché tutto il materiale che viene utilizzato è materiale usa e getta. Io eh, oggi, eh, questa mattina, ero su A Porretta ad assistere a una, alle donazioni di sangue, ero in, in visita alla nostra eh, diciamo, sede locale e parlavo con un vecchio donatore, era anche un po' più vecchio di me, e mi raccontava che eh, aveva fatto due donazioni. Dirette, ecco, donazioni dirette io non pensavo, nel 72-73, io pensavo che non le facessero più in quel periodo, perché noi in sede abbiamo una foto, dice questa è l'ultima donazione diretta da. Ehm, da donatore, donatore a paziente. paziente lui non vedeva perché per la privacy c'era un paravento poi per vie traverse è riuscito a sapere perché il, il ricevente è andato a cercarlo e l'ha trovato ha detto tu mi hai dato il sangue mi hai salvato la vita eh, sì. ecco. E, ecco quello sicuramente è dal punto di vista del, del uh, vedere dove andava il tuo sangue era importante però oggi non è più così cioè, anche perché ci sarebbero veramente dei problemi per anche per chi dona, sì, diciamo che è materiale. molto più controllato oggi. Però il, il fatto che i giovani reagiscano bene a questa sì. cosa è positivo. Assolutamente. Solo positivo. che, appunto, come diceva Lei, per un discorso di eh, cambiamenti di stili di vita ci vorrebbero più donatori, perché se prima uno sopperiva a quattro donazioni, adesso dobbiamo avere due persone più o meno per farne quattro. Assolutamente <ride> corretto. E oltretutto direi che sarebbe anche la cosa migliore perché. Se noi abbiamo dei donatori che fanno quattro donazioni all'anno e per qualche motivo vengono dimessi e c'è un ricambio continuo, perché nella media io vedo che mediamente per mantenere i livelli che abbiamo di donatori, noi abbiamo un ricambio del 10-12% tutti gli anni, quindi è un ricambio continuo per motivi diversi, età, raggiungimento di età. Adesso l'hanno leggermente allungata, comunque sia, a un certo punto uno smette di donare. Fra l'altro sono ancora i donatori storici, quelli che magari hanno ancora l'entusiasmo e vorrebbero donare, a volte, a volte bisogna litigare per farli smettere. Io scherzando dico purtroppo quando, soprattutto con i nuovi donatori, dico c'è un'unica controindicazione, è la donazione di sangue da eh, come si dice quando eh, quando uno, uno è da dipendenza come una ah. droga, diventa una droga e uno non vorrebbe smettere mai. Questo l'ho riscontrato che è un lavoro a stretto contatto con i donatori e, e succede spesso che i donatori, quando vengono dimessi o vengono sospesi, litigano con i medici. Ecco è... <ride> Perché si sentono ancora in fuori. Sì, esattamente. Ma quali sono le caratteristiche per poter diventare donatore? Allora, le caratteristiche minime sono avere 18 anni e un peso eh, di, di 50 kg, poi bisogna essere in buona salute. Ovviamente, perché, se uno ha già dei problemi per conto suo, ovviamente non, eh, non può diventare donatore e avere ecco, anche eh, una, salute, una salute ottima. Ecco, questo sicuramente, però, eh, diciamo che a fronte di circa 1.800.000 donatori periodici in Italia, ci sono sicuramente 10 milioni di potenziali donatori. Tante volte eh, le persone, quando le approcci, dicono: Ma io non sono adatto il mio sangue a una Io stesso io ho cominciato non a 18 anni, avevo qualche anno di più, perché ero convinto che per fare il donatore bisogna essere dei superman, perché avevo un vicino di casa che era un superman e mia madre mi diceva Mario dice un donatore di sangue, allora vedevo questo uomo e dicevo per donare il sangue, diceva, sai che Mario ha preso la medaglia d'oro. Ecco, la sua esperienza per esempio, perché lei è diventato e come è diventato donatore? Sono diventato donatore perché ho avuto uh, necessità di vedere, di vedere con i miei occhi… E, che il sangue serve perché spesso e volentieri adesso quando fermi le persone e parli di questo purtroppo non se ne parla abbastanza e poi c'è sempre anche quello del adesso, adesso lo faccio, lo farò un po' più avanti lo è, e, e si rimanda e questo è sicuramente negativo. Ecco questo. Bene, e dove vi possono trovare i nostri potenziali e futuri donatori? Allora noi siamo presenti, come dicevo, sicuramente al centro trasfusionale del Policlinico Sant'Orsola, il padiglione 29, previo appuntamento. Eh, allo 051 eh, 214 eh, 3539 oppure eh, 214 3069. Eh, si prenota la visita per fare eh, gli esami di idoneità, dopodiché, se uno è idoneo, dopo qualche settimana può prendere appuntamento e iniziare l'attività. Io ringrazio il signor Signorin e grazie anche a voi per l'ascolto.